finanza.com e con Fabiano Galli, Senior Relationship Manager di AXA Investment Management. Buonasera Fabiano. Buonasera. Siamo al secondo appuntamento dell'aperitivo finanziario di EFE Italia. E i mercati finanziari nelle ultime settimane hanno, soprattutto quelli azionari, hanno vissuto una fase di estrema volatilità, mentre sui mercati obbligazionari continua la fase di rendimenti prossimi allo zero. Ecco, in questo scenario, qual è la vostra visione? Sì, in effetti i mercati ultimamente hanno creato qualche apprensione agli investitori, hanno creato qualche apprensione ai clienti e sono oggetto di una continua rivisitazione. Credo che la volatilità di quest'ultimo periodo sia in qualche modo, come ho già detto altre volte, qualcosa a cui ci dobbiamo abituare, e cioè in un mondo così interconnesso e dove variabili anche piccole o a volte trascurabili contano poi così tanto, è inevitabile che la volatilità sia molto alta. Dove le decisioni di politica politiche e le decisioni di politica monetaria contano altrettanto, diciamo, si ha un costante alternarsi di risultati positivi e risultati negativi. Per questo motivo è fondamentale avere portafogli diversificati e avere portafogli flessibili. Il vero punto è che diversificazione è un concetto oltremodo abusato. L'abbiamo sentito ripetere migliaia di volte ed è un concetto che purtroppo ha perso di significato. Diversificazione vuol dire capire esattamente che rischi ho in portafoglio, sapere che cosa mi posso aspettare dalle asset class che ho in portafoglio, dagli investimenti che faccio, capire che legami ci sono tra una e l'altra delle varie componenti in cui vado ad investire, e quindi essere consapevole di tutti i rischi che corro e altrettanto avere in portafoglio il maggior numero di idee di investimento, di opportunità, di rendimenti possibili, proprio il maggior numero di rendimenti attesi possibili, così che in un universo così, in un mondo così complesso, in mercati così difficili, io qualche parte del portafoglio che comunque beneficia delle varie oscillazioni riesco ad averla. Questo significa diversificazione. Il problema appunto è che diversificazione si sposa totalmente con consapevolezza. Devo sapere che cos'è il portafoglio, devo comprenderlo in maniera estremamente approfondita e il consulente deve raccontare nello specifico, nel dettaglio al cliente che cos'è, quali sono i rischi sottostanti a quel tipo di investimento. È chiaro che è necessario per avere questo tipo di consapevolezza, una totale trasparenza anche tra chi fornisce soluzioni di investimento come AXA Investment Manager e i consulenti che utilizzano queste soluzioni di investimento. Abbiamo illustrato diverse volte in passato le nostre strategie diversificate e flessibili, adeguate ad uno scenario di mercato come quello attuale, tipo il Global Strategic Bond piuttosto che il Global Optimal Income e così altri strumenti flessibili e diversificati, e crediamo che questi siano oggi la risposta migliore alle esigenze di un cliente finale che appunto si trova ad affrontare dei mercati così complicati. Vero è che bisogna conoscerle, bisogna approfondirle, bisogna capire esattamente come funzionano per poterle usare con consapevolezza. Questo è il nostro compito. Ecco, abbiamo parlato quindi di fondi flessibili, non sono tutti uguali. E i vostri fondi cosa si differenziano dagli altri, da quelli degli altri competitor? Ma sì, allora, i nostri fondi nascono chiaramente dall'esperienza trentennale di AXA Investment Manager come gestore di portafogli che ha soddisfatto esigenze disparate e soprattutto che è nata per soddisfare le esigenze di una grossa compagnia assicurativa, quindi esigenze di medio-lungo termine, ma anche esigenze di breve termine, cioè di matching tra gli obblighi della compagnia assicurativa e i portafogli in cui questa compagnia assicurativa investiva. Quindi abbiamo sempre avuto una certa, come dire, dimestichezza con la diversificazione dei rischi e
con la flessibilità. I nostri portafogli, in entrambi i casi, appunto citato il Global Strategic Bond, cioè il comparto flessibile obbligazionario, piuttosto che il Global Optimal Income, quindi il comparto flessibile to core che investe anche in azioni, hanno alla base un forte substrato di ricerca e di analisi macroeconomica, perché chiaramente stiamo parlando di economia, la finanza è un derivato dell'economia, quindi noi dobbiamo capire. Dobbiamo avere un'idea, dobbiamo farci un'idea, ad avere una comprensione dello scenario che abbiamo e di dove si sta andando, di dove si muovono di come si muovono le varie variabili macroeconomiche, anche di quelle che sono le interconnessioni tra una variabile e l'altra, e poi da lì possiamo fare i nostri investimenti. Quindi il nostro processo ha alla base un grosso sottostante, un grosso substrato di analisi macroeconomica. A questo poi si aggiunge la capacità dei gestori di selezionare i singoli titoli, le varie competenze che abbiamo in AXA, per esempio, in tutta la parte credito, in tutta la parte equity, di analisi fondamentale e così via, per individuare in base ad un determinato scenario macro quali sono le opportunità più promettenti, quali sono le opportunità che secondo noi permettono di raggiungere meglio un determinato obiettivo e quindi poi calcolare il rischio che implementare queste scommesse all'interno di un portafoglio ci porta ad avere e metterli insieme nel complesso. Fabiano, ti ringrazio, buonasera e buon lavoro. Grazie a te.